Ti rifiuta, ma è possibile che ti ami inconsciamente? Perché è un qualcosa che molte persone, talvolta è possibile, talvolta ci sono persone che prendono veramente lucciole per lanterne, no? Bisogna capire, bisogna capire. E salutiamo Sissi, salutiamo tutte le persone che sono collegate. Ricordo tra l'altro che questa sera rimanete collegati, che ci sono altri due appuntamenti questa sera sul canale. Alle 21 abbiamo la grandissima Patrizia Perotti che ci dirà come lei ce l'ha fatta. Risalutiamo Tonia. E poi alle 22 c'è una musica molto interessante e rilassante e salutiamo anche Tania. Quindi due appuntamenti importanti alle 21 e alle 22 sul canale. Inoltre ricordo che chi volesse approfondire il tutto, approfondire un po' tutte le strategie, può sempre abbonarsi al canale, basta che va nella home page e si abbona. Abbonamento base potrà partecipare ai miei seminari. Salutiamo la nostra Greenettina, Green Apple. Allora, cerchiamo di capire un attimino l'inconscio. Com'è possibile che una persona che magari ci rifiuta ci ami inconsciamente? Come facciamo a capirlo? Allora, intanto dobbiamo dire che c'è un fatto fondamentale. L'immagine che tu hai di te stessa o di te stesso si riflette nella realtà e ogni istante manifesti te stesso in base alle informazioni che tu hai nel tuo inconscio, cioè nella tua sfera emozionale. Salutiamo anche quella vecchia di Roberta Black. Roberta Black è vecchissima. E quindi tu nel senso di tutti noi, siamo il risultato di scelte mentali, emotive, soprattutto di scelte mentali che abbiamo fatto inconsapevolmente nel passato. L'abbiamo fatto inconsapevolmente nel passato e costituiscono quello che è il nostro imprinting. Quindi tutto quello che noi dobbiamo imparare a fare è imparare ad accedere a queste energie dell'imprinting che ci consentiranno di far innamorare la persona che ci rifiuta. Perché se una persona ci rifiuta, esiste. Oh, salutiamo anche Daniela De Petri. Se una persona ci rifiuta, esiste un collegamento con noi. Salutiamo anche Pamela Saporito. Questo è, dobbiamo tenerlo presente. Saluto anche Raffaele. È fondamentale questo. La realtà che io vivo è la manifestazione di chi sono. Io sono la causa, la vita è l'effetto. E dobbiamo quindi renderci conto che nel momento in cui iniziamo a comprendere questo, inizieremo a eliminare tutte le relazioni infruttuose, tutte le relazioni negative dalla nostra vita. Inizieremo a eliminare tutte le persone che in qualche modo ci rifiutano e cominceremo a coinvolgerci o a coinvolgere le persone che invece apparentemente ci rifiutano, ma poi di fatto sono coinvolte con noi. Quindi dobbiamo imparare a creare una nuova immagine di noi stessi. Saluto anche Antonio. Dobbiamo imparare a creare una nuova immagine di noi stessi. Dobbiamo imparare a creare un nuovo modo di vedere la nostra vita. Dobbiamo intanto anche accettare la realtà. La realtà dobbiamo accettarla, ma dalla realtà stessa possiamo trarre tutte le informazioni necessarie. Salutiamo anche Tug, tutte le informazioni, Pippoli, tutte le informazioni necessarie per guardare oltre, tutte le informazioni necessarie per migliorare la nostra vita. Quindi dobbiamo creare una nuova immagine di noi stessi se vogliamo far sì che le persone non ci rifiutino, oppure imparare a fottercene delle persone che ci rifiutano in qualche modo. Quindi creare una nuova immagine di noi stessi, perché la vita è il risultato di chi siamo, cioè io per cambiare il mondo devo imparare a cambiare me stesso, devo imparare a cambiare la mia mentalità. E allora le persone che mi rifiutano, potrebbero invertire la clessidra e iniziare ad amarmi, iniziare a essere coinvolti con me, e iniziare a vivere in un mondo migliore. Dobbiamo intanto desiderare di volerci migliorare, desiderare di cambiare, perché una cosa che ci fa morire è diventare schiavi delle abitudini.
Ci sono persone che ripetono ogni giorno le stesse cose e senza mai immettere qualche novità, anche un pensiero nuovo nella nostra vita, perché noi dobbiamo imparare che non è soltanto le azioni, ma anche i nostri pensieri, dobbiamo imparare a modificare, a cambiare, a stravolgere i nostri pensieri. E nel frattempo, intanto vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera, perché potremmo interagire con Patrizia Perotti che ci racconterà come lei ce l'ha fatta venendo da situazioni anche nella sua vita abbastanza complicate. Patrizia Perotti ce l'ha fatta coltivando l'autostima e vedremo oggi ha affrontato anche delle, come dire, dei giudizi, insomma, quindi vi invito tutti alle 21 a vedere, poi per rilassarvi alle 22 con una musica molto interessante, rilassante. Quindi dobbiamo imparare, diciamo, a non diventare schiavi delle abitudini, dobbiamo imparare a cambiare marcia, dobbiamo imparare a cambiare, dobbiamo imparare a modificare, perché soltanto se impariamo a cambiare, se impariamo a trasformarci, potremo evitare di essere rifiutati. Dobbiamo imparare anche a vivere le emozioni, a vivere, salutiamo anche Roxy Rosa, imparare a vivere le emozioni, imparare a godere delle emozioni, ma non lasciarci soggiogare dalle emozioni stesse. Dobbiamo imparare a vivere l'innamoramento, dobbiamo imparare a vivere l'amore senza diventare schiavi dell'amore, perché salutiamo anche Betty Cottage, perché se voi siete schiavi dell'amore, allora avrete veramente poche speranze. Dovete evitare, diciamo, la morte in vita, perché la cosa peggiore della morte è la morte in vita. Quindi questo dobbiamo imparare a farlo, no? D'altra parte questo è uno dei segreti, no? Che ci dice ogni tanto la fisica quantistica. Quindi la vita cambia quando cambiamo noi. Se vuoi che una persona che ti rifiuti, magari questa persona che ti rifiuta inconsciamente ti ama, inconsciamente è collegata con te, ma tu stai facendo di tutto per autosabotarti. Stai facendo di tutto per autocastrarti, stai facendo di tutto per autodistruggerti, quindi la vita, questa persona continuerà a rifiutarti. Se tu cambi te stesso, se dentro quella persona ci sono, come dire, potrebbe ribaltarsi la frittata. E dico questo perché, non dico questo a caso, no? Perché paradossalmente è più facile che inizi a cercarti una persona che ti rifiuti, piuttosto che una che era indifferente. Ecco, questo concetto vorrei che ve lo metteste in testa, perché se una persona è indifferente, proprio vedo che no, è come se non avesse energie. E invece noi viviamo in un mondo che fondamentalmente è un mondo duale, cioè noi, questa incarnazione, diciamo così, poi chi crede, chi non crede alla reincarnazione, in questa incarnazione siamo entrati in un mondo duale. Cosa vuol dire che siamo entrati in un mondo duale? Siamo entrati in un mondo dove c'è il bene e c'è il male. E il bene può trasformarsi in male, il verso si può trasformare nell'inverso. Io ho visto tantissime persone che rifiutavano qualcuno e poi questa persona ha cambiato comportamento e non solo lo hanno accettato, ma ne sono rimasti anche coinvolti, perché è la stessa energia che prende una direzione diversa. Questo è il vero mistero. Se invece una persona, è per questo che la cosa contraria dell'amore non è l'odio, la cosa in contraria dell'accettazione non è il rifiuto, è l'indifferenza. Perché il rifiuto, ma anche altre emozioni, sono comunque sempre energia e questa energia può essere trasformata in qualcosa di diverso. Quindi una persona che ti rifiuta, in realtà, se tu cambi il tuo comportamento, ci sono, diciamo, delle possibilità che inizi a coinvolgersi con te. Questo è uno dei segreti dell'universo, fondamentalmente. Questo è uno dei segreti del fatto che noi viviamo in un mondo duale, il verso e l'inverso della stessa cosa. Cioè, se è vero il verso, è vero anche l'inverso. Se è vero che una persona ti rifiuta, è vero che questa stessa persona potrebbe accettarti. Quindi, d'altra parte, questo, è quello, no? Che noi capiamo anche
dalla fisica quantistica, no? Con quello che viene chiamato paradosso EPR, Einstein Penrose Enrose, che sono, diciamo, tre fisici che hanno coniato questo termine, paradosso EPR, che poi non è nient'altro che l'entanglement, che significa che, come dire, quando due persone entrano in contatto, poi con il verso e con l'inverso restano comunque strettamente collegate. E in realtà questi concetti non l'hanno detto, non provengono solo dalla fisica quantistica, ma il concetto dell'indualità, salutiamo anche Chiara. Il concetto della dualità è un qualcosa che ha espresso anche Ermete Trismegisto, Ermete tre volte grande, ma che ha espresso anche il Buddha, il Cristo, Lao Tzu, anche Giordano Bruno, se vogliamo, no? Ecco, quindi dobbiamo imparare, diciamo, a capire che se una persona mi rifiuta, probabilmente dentro il suo inconscio c'è la cosa inversa, c'è la cosa inversa. Persone che hanno una grande rabbia all'esterno, magari non ce l'hanno all'interno. Persone che pensate alle persone eccessivamente precise, è perché esternamente e internamente potrebbero essere caotiche. Quindi il verso e l'inverso fa parte del nostro mondo. Quindi, come possiamo fare per diciamo, cambiare le cose, sviluppare quella che per certi versi qualcuno chiama legge di attrazione, no? Ma in realtà, salutiamo anche Pink, non è neanche necessario chiamarla legge di attrazione. Tra l'altro voglio spiegarvi che questi concetti comunque li approfondisco in modo dettagliato, specifico, misurabile, realistico, temporalmente collocato nei miei seminari che faccio su questo canale a lunedì e giovedì, per cui chi volesse poi approfondire queste metodiche, comprenderla appieno, comprendere appieno l'imprinting, può fare l'abbonamento base al canale e con l'abbonamento base potrà raggiungere dei grandi risultati, potrà seguire tutte le lezioni, questo ciclo di lezioni che la porteranno a migliorare moltissimo. Ma anche seguendo i video, se poi uno è povero e non vuole spendere quegli 8 euro per abbonarsi, può comunque seguire i video. E poi anche seguire l'intervista, ad esempio l'intervista di questa sera di Patrizia Perotti ci darà delle informazioni utili perché parlerà a Patrizia della sua esperienza di Carampana, della sua esperienza diciamo di Carampana oggi, ex Malgasciona, che comunque l'ha portata a farcela, a superare tutte le caratteristiche, a superare diversi blocchi. È stata veramente brava Patrizia Perotti. E questa sera alle 21 vi voglio tutti sintonizzati sul canale. Allora, vediamo cosa possiamo fare. Il primo passo è desiderare, il desiderio, desiderare il cambiamento. Tra l'altro ci sono ancora, è interessante, no? Chi si occupa ad esempio di Kundalini Yoga. Il Kundalini Yoga è un qualcosa di interessante, il Kundalini Yoga. Il Kundalini è un'energia molto potente che abbiamo noi dentro. Poi inizierò a fare in un periodo che mi sto interessando molto alla Kundalini, per cui la Kundalini è quell'energia che abbiamo dentro. E quindi magari farò qualche video un po' sulla Kundalini, però noi abbiamo due lati, no? La dualità ce l'abbiamo anche nelle nostre mani, fondamentalmente. La mano sinistra, che è la mano della trasgressione, è la mano del desiderio. La mano destra, che è la mano istituzionale, è la mano dell'azione. Quindi la mano sinistra desidera, la mano destra agisce. E quindi per prima cosa la mano sinistra è il femminile, la mano destra è il maschile. La mano sinistra, diciamo, è la saggezza femminile, la mano destra è il metodo o l'amore maschile. Quindi queste due cose, queste due mani, mano destra e mano sinistra, rappresentano la dualità anche nella nostra vita, la parte destra e la parte sinistra. Noi abbiamo due emisferi, emisfero destro e emisfero sinistro. E attraverso il desiderio e l'azione noi possiamo far salire verso l'alto la Kundalini, ma dobbiamo desiderare che questa Kundalini salga verso l'alto, questa energia che noi abbiamo dentro.
La Kundalini, il Kundala significa arrotolato, Kundalini è serpente arrotolato, viene un po' definita nel chakra radice, no? Muladhara chakra, il chakra segreto, come ne parlano i tibetani, no? Kundalini è un'energia universale che noi abbiamo dentro, energia personale che noi abbiamo dentro, possiamo sviluppare e far salire verso l'alto. E viene rappresentata simbolicamente come un serpente arrotolato. Tra l'altro, la dualità ce l'abbiamo nelle nadi, no? Che si incrociano nei due serpentini. Comunque, per prima cosa dobbiamo sviluppare salutiamo anche Piera. Per prima cosa dobbiamo imparare a sviluppare il desiderio. Sviluppare il desiderio è qualcosa di fondamentale. I desideri nascono da dentro, ma spesso sono le condizioni esterne che li fanno germogliare. Un desiderio può nascere in qualsiasi momento e quindi un oggetto di desiderio. Non esistono desideri giusti e desideri sbagliati, però noi dobbiamo imparare a trovare il nostro desiderio vero. E una cosa fondamentale è imparare a desiderare il miglioramento. Se impariamo a desiderare il miglioramento, noi ci comporteremo in modo diverso ed è probabile che la persona che ci aveva rifiutato fino a ieri inizierà a desiderarci, perché noi abbiamo messo un desiderio forte. Se il mio desiderio forte è quello di migliorarmi, è quello di crescere, di sviluppare una crescita personale, io automaticamente mi sgancerò da tutte le situazioni che mi rendono dipendente, perché se una persona entra in un cammino di miglioramento personale non può che essere dipendente. Ma sulla Kundalini farò dei video, comunque, beh, si troverà tantissimo, ma comunque chi volesse poi seguire sul canale Esoterismo. Farò un po' di video sulla Kundalini e su come provare a risvegliare questa energia. Quindi, per realizzare un desiderio, cosa ci vuole? Ci vuole un'azione. E intanto, quando parliamo di legge di attrazione, parliamo di azione. Se io voglio che una persona che mi rifiuti si innamori di me, dovrò agire, dovrò avere una forza volitiva, devo volerlo. Perché c'è qualcuno che dice che se tu vuoi veramente qualcosa, un modo lo trovi. Se invece non vuoi veramente qualcosa, troverai una scusa. E questo poi è la differenza tra il pensiero è quello che esiste, diciamo, sul pensiero pessimista e sul pensiero ottimista, perché l'ottimista è quello che trova le soluzioni ai problemi. Il pessimista è quello che trova i problemi nelle soluzioni. E quindi, se noi vogliamo qualcosa, veramente un mo modo per lo troviamo fondamentalmente. Se c'è un perché nel senso di motivazione, non perché, un perché finalizzato ad avere una motivazione. Quindi, in realtà, tu prova a vedere. Quando parliamo di legge dell'attrazione, salutiamo Crazy Robby. Quando parliamo di legge dell'attrazione o come far sì che una persona che prima ti rifiutava adesso si innamori di te, si coinvolga con te, quello che devi imparare a fare non è tanto interagire. In primis devi imparare a interagire su te stesso, devi imparare a visualizzare come vedresti te stesso, devi imparare a diventare la persona che vuoi essere. Questo è il concetto fondamentale. Allora puoi ribaltare la clessidra. E poi, ovviamente, una volta che hai sviluppato un desiderio, vedrai che non esisterà più spazio e tempo, perché entrerai in una sorta di entanglement con l'altra persona. L'entanglement è quella situazione della nostra vita in cui non esiste più spazio-tempo. Per le particelle subatomiche, quando sono in entanglement, non esiste più spazio-tempo. E se possono interagire nel tempo, nello spazio possono interagire anche nel tempo, perché spazio e tempo sono due cose strettamente collegate, no? Quello che chiamiamo inner game, che dice Crazy Robby, che saluto anche Lucia. Quindi il desiderio forte ci porta a decidere. Decidere ovviamente significa recidere. Ma tenete presente un fatto fondamentale, che paradossalmente è molto meglio prendere una decisione sbagliata che non decidere affatto.
Perché la vita ci pone continuamente davanti a delle scelte e se vogliamo conquistare chi desideriamo, possiamo utilizzarlo in diversi ambiti della nostra vita, ma se vogliamo usarlo per trasformare il fatto che una persona che ci rifiuti inizi a innamorarsi di noi, dobbiamo tenere presente che dietro questo rifiuto, salutiamo anche Nicola, c'è un'energia e noi questa energia possiamo utilizzarla, possiamo trasformarla come gli antichi alchimisti trasformavano la materia, cioè come nella fucina dell'alchimista una volta, un tempo, si cercava di trasformare il vile metallo in oro, nella fucina della nostra mente dobbiamo imparare a trasformare le nostre idee e a farle diventare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio. E in questo modo la persona che ci rifiuta non ci percepirà più nello stesso modo. Nel modo, con un po' di tempo, cosa succederà? Succederà una cosa interessante, che avrà una visione completamente diversa di noi stessi, per cui andrà a decadere la motivazione sostenibile per cui quella persona ci rifiutava. E nel momento in cui c'è questa motivazione sostenibile, avviene l'inversione dei poli. Sapete che anche nel nostro pianeta avviene l'inversione dei poli, no? Dicono 300.000 anni, qualcuno dice 750.000 anni, i poli terrestri si invertono e non sa, nessuno sa esattamente perché, ma io credo che faccia parte di quella legge universale del verso e dell'inverso, che se è vero il verso, se è vero che quello è il polo nord, sarà anche il polo sud, potrà diventare il polo sud. Se è vero che questa persona, salutiamo gli Azzoni, se è vero, benvenuta anche agli Azzoni, benvenuta. Se sono nuova, nuova o lavata con perlana, non lo sappiamo. C'era quella pubblicità, no, che diceva: è nuova o lavata con perlana? Non sappiamo se gli Azzoni è nuova o lavata con perlana. Comunque, intanto ne approfitto per ricordare a tutti di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere un like che non costa nulla. E vi ricordo inoltre di fare una piccola donazione al canale se volete dare un sostegno concreto al canale, oppure se volete, diciamo, fare una piccola donazione, oppure abbonarvi al canale. Vi ricordo che con l'abbonamento base potrete seguire i miei seminari e questi seminari vi porteranno, spero, a migliorare la vostra condizione esistenziale. Salutiamo anche Sapom. Boh, comunque, quindi questo è il punto fondamentale, no? Quindi dobbiamo per prima cosa prendere una decisione e decidere di agire, mettersi in cammino verso i propri obiettivi. L'importante è camminare, no? L'importante è camminare e muoversi nella direzione giusta. Ma poi ci sono due modalità, no? Voi dovreste capire, questo ce lo insegna la PNL, se appartenete alla modalità via da o se appartenete alla modalità verso. Questo è un punto fondamentale. Provate a fare questa domanda. Io amo sempre emozioni nuove o amo fuggire da situazioni che non mi piacciono? Perché se voi appartenete alla modalità via da, e non sarete attratti da emozioni nuove. Per riuscire a cambiare dovrete provare disgusto per la condizione in cui vi trovate. Provate a cambiare, a provare disgusto per la condizione in cui vi trovate. Allora lì le persone che hanno il metaprogramma via da avranno la motivazione ad andarsene. Quindi trovare la motivazione. Chi ha il metaprogramma verso dovrà andare verso nuovi obiettivi, verso nuovi orizzonti, verso il nuovo. Ma non tutte le persone sono motivate in questo modo, c'è perlomeno quasi il 50%, io credo, di persone che hanno un metaprogramma via da. Metaprogrammi che cosa sono? È uno studio che ha fatto la PNL, che ha fatto la programmazione neurolinguistica, che ci dice che noi esseri umani percepiamo il mondo attraverso dei filtri. Attraverso dei filtri, salutiamo anche Silvi. Percepiamo il mondo attraverso dei filtri e questi filtri cosa sono? Questi filtri sono quelli che chiamiamo metaprogrammi. Ne sono stati licitati più di 50. Io ogni tanto nei miei seminari, chi vuole partecipare ai miei seminari basta che fa l'abbonamento base, parlo dei metaprogrammi anche.
Due metaprogrammi importanti sono il metaprogramma Viadà, che sono le persone che di solito sono le persone che si agganciano sul desiderio, che hanno il metaprogramma Viadà, questo lo dico per i corsisti, mentre le persone che si agganciano sul possesso tendono ad avere il metaprogramma Verso, e questa è una delle differenze fondamentali. Poi è ovvio che c'entra anche se la persona è iperlogica e emotiva, però le persone che hanno il metaprogramma Viadà devono iniziare a provare disgusto per la situazione in cui si trovano. Quindi provate proprio disgusto, provate disgusto per questa persona che vi rifiuti e vedrete che riuscite a fare un salto. Raffaele si chiama Corinna perché Raffaele è un uomo che si sente donna. Raffaele di Virgilio, sei un uomo che si sente donna? Perché oggi ci sono gli uomini che si sentono donna. C'è Irene invece che si chiama, che è Irene ma in realtà è Mario, Mario. Raffaele è un uomo ma oggi si sente donna, si sente Corinna. Irene invece si sente Mario. Antonio si sente Francesca, Cleopatra si sente Cleopatra, l'inverso. Quindi imparate a fare delle cose. Quindi questo è il modo per motivarsi, il modo migliore per motivarsi. E poi, diciamo, tieni presente che tu sei il tuo proprio protettore, tu sei il tuo proprio nemico, diceva Buddha. Nessuno può fare per te ciò che solo tu puoi fare per te stesso. Detti in altri termini, io posso portare un asino alla fonte, ma non posso bere al suo posto, quindi l'energia ce la devi mettere tu. Pensa diversamente e inizierai a cambiare la tua vita. D'altra parte, Cartesio diceva delle cazzate, non vi ricordate Cartesio? Beh, voi non so, Cartesio era quello che diceva cogito ergo sum, no? Vi ricordate il cogito ergo sum di Cartesio? In realtà Cartesio si è dimenticato un pezzo, perché sarebbe cogito ergo sum nella merda. Perché il vostro vero problema, spesso di molte persone, è che pensate troppo. Non dovete pensare troppo, cioè non dovete stare a rimuginare. Noi dobbiamo avere un pensiero, trasformarlo in una azione, e trasformarlo in una decisione e poi farlo diventare un'azione. Perché cogito ergo sum, come diceva Cartesio, è un cogito ergo sum nella merda. Perché più pensate, più finirete nella merda. O se la merda non vi piace, possiamo dire le sabbie mobili fondamentalmente. Questo è un altro punto molto importante. Noi non possiamo finire nelle sabbie mobili. Pensiero, decisione, azione. Pensiero, decisione, azione. Noi dobbiamo pensare, decidere e agire. La decisione è un fatto fondamentale. Ovviamente tieni presente che se ce l'ha fatta qualcun altro possiamo farcela anche noi. D'altra parte questa sera alle 21 abbiamo l'intervista di Patrizia Perotti che ci dice che lei ce l'ha fatta. Quindi se ce l'ha fatta Patrizia ce la possiamo fare anche noi. Anche noi ce la possiamo fare. Quindi iniziamo a pensare diversamente. E la PNL, diciamo, definisce questo modo di pensare diversamente, lo definisce modeling, no? Ma dobbiamo anche iniziare a circondarci di persone positive. Dobbiamo iniziare a pensare che quella persona che ci rifiuta in realtà è coinvolta con noi, in realtà è innamorata di noi e noi dobbiamo comportarci come se non fossimo innamorati di questa persona. Ecco, giocate questo film, provate a giocare questo film. Di che film giocate? Il film in cui la persona che ti rifiuta in realtà è innamorata di te, ma a te non interessa, e quindi tu la tratterai con distacco, la tratterai con, ringraziamo Silvi, grazie Silvi, la tratteremo con distacco, la tratteremo con, diciamo, non dico con ripugnanza, però non le daremo, come dire, attenzioni. E vedrai che le cose dentro di te cambieranno, e cambierà anche, diciamo, il tuo modo di percepire il mondo. E le persone che riescono a ottenere questi risultati non si preoccupano dell'opinione altrui. L'opinione altrui è lo sterco del diavolo.
come dice anche Patrizia Perotti nell'intervista che vi esorto tutti alle 21, alle 21 voglio tutti presenti all'intervista di Patrizia Perotti, e chi volesse anche domani seguire il mio seminario, basta che fa l'abbonamento base e con l'abbonamento base potrà partecipare al mio seminario di domani alle ore 18.45, ma poi ovviamente resta nella chat. E quindi non ti devi preoccupare dell'opinione altrui, devi fare focus. Non devi sprecare energie, noi non dobbiamo sprecare energie, dobbiamo fare focus, dobbiamo imparare a focalizzarci. Non dobbiamo accettare le critiche. Nel momento in cui tu accetti la critica di qualcuno, sarai fregato. Nel momento in cui, salutiamo anche Bea, nel momento in cui tu accetti la critica di qualcuno, sarai fottuto. Ma voi, io vedo, vi fregate con i vostri stessi pensieri, perché se uno vi ha lasciato e andate con la rumena, voi continuate a pensare a questo, continuate a pensare alla rumena, ed è effettivamente un qualcosa di stupido. Bisogna essere cretini a continuare a pensare a quella, ma anche se ne pensi male, perché il problema è che se tu pensi questa persona è perché sei coinvolta, anche se pensi a una testa di cazzo, un figlio di mignotta, pensi tutto quello che vuole, ma significa che sei coinvolta. E quindi se non scatta l'atteggiamento mentale dell'indifferenza, non c'è niente da fare con te, non avrai nessuna possibilità, sarai destinata a soffrire, sarai destinata a prendere palate di merda, e con la prossima persona ti andrà ancora peggio, incontrerai un altro che ti farà stare ancora peggio di quella persona, e te lo meriti. Quindi noi dobbiamo tenere presente anche di circondarci delle persone giuste, perché esistono due tipi di persone: quelle che ti infettano di un virus letale e dobbiamo scartarle, e quelle che invece ti ispirano, ti danno ispirazione. Noi dobbiamo scartare le persone infettive, dobbiamo scartare le persone che ci rompono i coglioni, dobbiamo imparare a scartarle e a guardare le altre, dobbiamo cambiare prospettiva, e cambia prospettiva e cambierai la tua vita. La realtà è soggettiva fondamentalmente, quindi imparate a fare questo e vedrete che la persona che ti aveva rifiutato fino a ieri inizierà a coinvolgersi con te. Fai questo e vedrai che la persona che fino a ieri non ti aveva neanche preso in considerazione oggi inizierà ad amarti, ma dipende da te, perché nel momento in cui tu crei questo meccanismo riesci a raggiungere, diciamo, dei risultati molto importanti. Questo è un punto fondamentale, è molto importante questo per ottenere dei risultati, quindi dobbiamo tenere presente di non essere miopi nelle nostre scelte, quindi metti gli occhiali, metti le lenti, perché voi spesso siete miopi, non riuscite a distinguere, diciamo, tra un qualcosa e un qualcos'altro fondamentalmente. E questo è un altro punto fondamentale. Non fatevi delle illusioni sul karma, il karma non è una ruota che gira, il karma sono dei semi che noi seminiamo. E se tu percepisci una certa cosa è perché hai seminato dei semi sbagliati. Questo è il punto fondamentale. Quindi cerca di cambiare subito. Il karma non è il destino, non c'entra un cazzo col destino, è un qualcosa di completamente diverso. Bene, comunque, detto questo, provate a cambiare il vostro modo di pensare e vedrete che cambierà la vostra vita. Provate a cambiare il vostro modo di pensare e vedrete che otterrete dei grandi risultati. Vedrete che otterrete veramente dei grandi risultati, ma dovete imparare a ottenere dei risultati, e soltanto agendo nel modo corretto potrete ottenere i giusti risultati. Altrimenti non c'è niente da fare, altrimenti non riuscirete a ottenere nessun risultato, perlomeno non riuscirete a ottenere nessun risultato positivo. Purtroppo questo fa parte, diciamo, della vostra vita. Dipende da voi se vivere una vita importante o se vivere una vita di merda, una vita che non vi porterà nulla di buono. E detto questo, metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella,
così riceverai la notifica del mio video. Seguimi su tutti i canali YouTube e ti ricordo